dal punto di vista nutrizionale. E allora vengo, voglio presentarvi Enzio. Enzio Di Flaviano, primario di riabilitazione nutrizionale del Policlinico di Abano Terme in provincia di Padova. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Allora, abbiamo detto che oggi la sfida è tra farina bianca e farina integrale, quindi vorrei capire esattamente quali sono le differenze, le caratteristiche. Ma la farina bianca è la farina più raffinata. Il chicco del grano è fatto come una matriosca. Ci sono una serie di strati concentrici, gli strati più esterni sono quelli che poi compongono il guscio del chicco di grano, e all'interno invece c'è la materia più importante, quella più nutriente, perché l'endosperma contiene l'amido, e poi c'è il germe del grano. Ecco, con la macinazione si tende ad allontanare soprattutto la parte esterna perché rimanga l'amido, che è la parte più ricca, più nutriente se vogliamo, e la parte proteica, il glutine. Allontanandolo completamente, come diceva prima anche l'agronomo, noi otteniamo una raffinazione della farina fino all'estremo, la farina 00, che contiene praticamente solo amido e proteine, nient'altro. Quindi è vero che la farina bianca, anche perché subisce un processo abbastanza lungo, perde le vere proprietà. Allora, è impoverita di molti nutrienti, soprattutto di vitamine, di minerali e di acidi grassi, che sono molto importanti quelli contenuti nel grano, ma si arricchisce di nutrienti energetici, quindi di amido, energia pura, pronta, e di proteine, il glutine appunto. Quindi sì, per alcuni aspetti è un alimento meno ricco di nutrienti, ma da un punto di vista energetico è molto ricca di nutrimento energetico. Ecco, invece, dall'altra parte, le farine integrali, che sono invece ricche, abbiamo detto, di tanti... mantengono un gran parte delle scorie, chiamiamole così, cioè della fibra, e contiene ovviamente anche le vitamine e gli acidi grassi, quindi è un po' meno ricca di amido, è un po' meno ricca di proteine, ma mantiene l'interezza del chicco del grano, quindi è sicuramente da un punto di vista nutrizionale più completa. Però è vero anche che utilizzando appunto la parte esterna del chicco ci possono rimanere delle sostanze nocive. Questo è in parte vero, è vero che il grano viene coltivato, spesso viene anche trattato con degli antiparassitari, soprattutto quando la coltivazione è intensiva, ma per esempio dalle nostre parti, sul nostro territorio nazionale, questo è proibito. Quindi, come si diceva poc'anzi, usare grano e quindi farina derivata dal grano italiano è una sicurezza assoluta, perché il nostro grano non è trattato con gli antiparassitari, quindi non ci possono essere residui di sostanze chimiche, di parassiti, di muffe, che possono ovviamente creare dei danni alla salute. Quindi attenzione non all'uso dell'integrale, ma all'uso dell'integrale italiano. Non italiano, esatto, attenzione esatto. Al non italiano. Grazie mille al dottor Di Flaviano per questi consigli.